Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travatar91 e prima di iniziare partiamo da una considerazione tecnica. Sì, l'inquadratura è più larga perché avevo questo nuovo computer, quindi la webcam integrata da tipo ottobre dell'anno scorso, ma solo ora dopo mesi mi sono reso conto che è meglio registrare in formato 1280x720 piuttosto che 640x480 come facevo io finora. Sempre sul pezzo sono. Ma tralasciamo le mie grandi competenze in termini di registrazione YouTubica e passiamo all'argomento di oggi, ovvero le quattro serie prodotte dai Marvel Studios in collaborazione con la piattaforma streaming Netflix, arrivate in Italia a ottobre 2015. Da poco più di un mese è stata rilasciata sulla piattaforma la quarta e ultima serie che va a chiudere questo primo ciclo, diciamo così, delle serie Marvel Netflix. O meglio, ce n'è una quinta che dovrà chiudere questo ciclo, ovvero The Defenders, che riunirà i protagonisti delle quattro serie che abbiamo visto fino ad ora. Siccome non avevo mai parlato di nessuna di queste sul mio canale, mi pare giusto adesso fare un'infarinatura generale di tutte le quattro serie in vista appunto del rilascio di questa quinta serie crossover, che dovrebbe uscire il 18 agosto 2017, cioè quest'anno. Iniziamo con alcune precisazioni. Penso che qualche spoiler finirò inevitabilmente per farlo, anche perché alla fine vorrei discutere un po' di cosa mi aspetto da Defenders e cose di questo tipo. Quindi devo per forza dire a che punto erano i personaggi alla fine delle varie stagioni. Quindi, se non avete visto tutte le serie, mi dispiace, ci rivediamo quando le avrete viste tutte. In questo caso, non posso fare altrimenti. Seconda precisazione, io ne parlerò in ordine cronologico. Di serie, ma anche di stagione, nel senso che, come sapete, sono quattro serie, ma cinque stagioni finora perché una ne ha avute due. E quindi, però, siccome tra la prima e la seconda stagione della prima serie ce n'è stata si è inserita un'altra serie, farò prima stagione dell'altra serie, seconda stagione della serie prima. Andrò in quest'ordine. Altra cosa, io, come ho già detto altre volte, ho letto pochi fumetti, quindi non mi sentirete fare molti paragoni. Dirò qualcosina da quel che so su internet, perché appunto mi sono informato, ma niente di più. Delle serie, dello specifico di cui devo parlare, l'unica cosa che ho letto è questo fumetto, ovvero Daredevil Rinascita, capolavoro di Frank Miller che ha appunto rivoluzionato il personaggio di Daredevil. Tra parentesi, è davvero una storia bellissima. Ma bando alle ciance, partiamo quindi con la prima serie che io considero un po' l'Iron Man di queste serie Marvel Netflix, nel senso che come Iron Man ha aperto la stagione, la prima fase dei film della Marvel che hanno poi portato ad Avengers, questa serie ha appunto fatto da apripista per tutte le altre serie Marvel Netflix che poi porteranno appunto ai difensori. Sto ovviamente parlando della serie tratta dal fumetto che avete visto prima, ovvero Daredevil, storia del vigilante cieco Matt Murdock, che appunto quando era bambino è diventato cieco perché a seguito di un incidente stradale del liquido tossico gli è finito sugli occhi accecandolo, ma tutti gli altri sensi sono stati acuiti e quindi grazie anche a un addestramento di arti marziali operato dal misterioso cieco Stick, lui è il protettore di Hell's Kitchen e per l'appunto si dedica a difendere il suo quartiere che è sotto la minaccia di un losco uomo d'affari chiamato Wilson Fisk, alias che però tutti conoscono nella mala come Kingpin, il quale vuole sfruttare gli appalti derivati dal fatto che la battaglia di New York alla fine del primo Avengers ha raso al suolo mezza città per appunto fare profitti. Lui dice perché vuole salvare Skitch, ma man mano che la serie va avanti sarà sempre più chiaro anche a Kingpin stesso che lo sta facendo soprattutto per fini egoistici. Che dire di questa serie? È la più amata delle quattro uscite finora e non posso che essere d'accordo. È una serie a dir poco fantastica, con un'atmosfera cupa che è totalmente il contrario di tutto quello che abbiamo visto al cinema nel Marvel Cinematic Universe, molto più colorato e scanzonato, ma la cosa comunque non stona minimamente, anzi è un piacevole cambio di rotta, soprattutto perché è una cupezza ben gestita. Come ho detto tante volte, il motivo per cui non mi piace a me e tanti altri la cupezza dei film del DC Universe che appunto si vuole contrapporre all'allegria Marvel è perché è una cupezza completamente assurda. I personaggi sono tristi anche quando non hanno motivo di esserlo, lì non ha senso. Qui invece vediamo dei personaggi a tutto tondo che ridono quando devono ridere, scherzano quando devono scherzare, sono tristi o arrabbiati quando c'è bisogno di essere tristi o arrabbiati. E questa è un'ottima cosa. L'atmosfera è ottimamente gestita ed è una boccata d'aria fresca, appunto, per chi, come me, comunque, pur apprezzando la parte colorata della Marvel, non disdegna cose diverse, e questo appunto è quella diversità che piace molto. Oltretutto, uno può dire sì, però stona un po' col mood dell'universo cinematografico Marvel, vero, ma essendo tutte le serie Netflix così underground e così anche distaccate, con solo echi di quello che succede
nel macro universo Marvel, che questo micro universo di serie Netflix sia abbastanza distaccato, secondo me non stona. Non starebbe male, come dicono in molti, che so, un cameo, un accenno di Daredevil o di qualche altro eroe Netflix in un film Marvel, magari in uno Spider-Man, dove, che ne so, a un certo punto Peter cammina e sbatte contro un tizio, quel tizio Matt Murdock, sarebbe fighissimo. Però purtroppo la cosa non succede. Vabbè, tornando comunque a Daredevil, oltre all'atmosfera è ottima anche la regia, le scene d'azione sono ottimamente coreografate e girate benissimo. Memorabile il piano sequenza con cui si chiude la seconda puntata di questa prima stagione. La violenza anche lì è ottimamente calibrata, si versa sangue senza che risulti un po' esagerato, perché l'avevo detto anche nella mia recensione di Logan: per quanto il film mi sia piaciuto, in certi punti lo splatter sembrava messo lì per dire guardate, siamo una cosa più adulta degli altri cinecomic, quindi c'è più sangue. Qui no, qui il sangue c'è quanto ci deve essere e quando ce ne deve essere, quindi ottimo lavoro da questo punto di vista. Ottima anche la sceneggiatura, che crea un fantastico crescendo di emozioni fin dall'inizio della prima puntata fino all'ultima, dove appunto con i due avversari, Kingpin e Daredevil, che si scrutano, si studiano, con la crescita del nostro protagonista, che diventerà ufficialmente Daredevil solo nell'ultima puntata della prima stagione, in una maniera fantastica e incredibilmente trionfale, con uno scontro finale che forse è inferiore in termini di regia ad altri scontri visti nelle puntate precedenti, ma che dà immancabilmente soddisfazioni perché l'abbiamo tanto atteso, ce lo danno ed è fighissimo. Quindi, che dire, il crescendo narrativo e di intrattenimento è a dir poco promosso, ma allo stesso tempo la serie non disdegna di affrontare tematiche molto forti, come appunto la legalità, e soprattutto Daredevil la considero soprattutto una storia di fede, non intesa sia come fede religiosa, perché Matt Murdock è fortemente cattolico, ma anche in fede nella legge, nella bontà degli uomini, nella giustizia, perché comunque considerate questo, Matt Murdock è un cattolico che però si veste da diavolo per difendere gli innocenti. È un avvocato che quindi dovrà avere fede nella legge, però in quanto vigilante la infrange, quindi in realtà lui non ha del tutto fede nella legge perché capisce che ci sono delle magagne all'interno del sistema giudiziario, quindi appunto è leggermente ipocrita, glielo fa notare anche il suo amico Foggy quando scopre la sua identità nel decimo episodio appunto di questa stagione. Oltre ai grandi dubbi morali del protagonista, abbiamo anche sull'altro versante Kingpin, che appunto cerca di convincersi di essere un buon samaritano, ma che sotto sotto non è proprio uno stinco di santo, ma che comunque è un personaggio a tutto tondo, interpretato magistralmente da un magnifico Vincent D'Onofrio, qui nel ruolo della vita insieme a Palla di Lardo in Fullmetal Jacket, crea un personaggio cattivissimo, ma che riesce anche a mostrare un lato tenero nella sua storia d'amore con l'amata Vanessa. C'è ben poco di cui discutere. Kingpin è il miglior cattivo visto finora nel Marvel Cinematic Universe. In generale, io considero questa serie il miglior prodotto del Marvel Cinematic Universe, con tutto l'amore che posso avere per Avengers, Guardiani della Galassia, Winter Soldier, Civil War. Questo però è una spanna su a tutti quei film lì, mi spiace dirlo, ma in realtà neanche, perché comunque a me non è che se uno mi fa schifo, gli altri non mi devono piacere. Tornando alle tematiche, c'è appunto la questione della fede, il fatto che Matt Murdock, al di là della fede religiosa, ha anche fede che la città possa essere redenta in maniera comunque pulita e legale, però lui è il vigilante, quindi non è del tutto pulito, c'è appunto questa contraddizione che lui comunque sente e quindi si interroga spesso su questa cosa, mentre invece Kingpin non ha alcuna fiducia appunto nella città e dice semplicemente bisogna fare del male per fare del bene, solo che lui, però lui lo ammette più di Daredevil. Insomma, c'è un'ottima contrapposizione tra eroe e antagonista. Ottimi anche i comprimari, sia Foggy Nelson, il miglior amico di Daredevil, che qui fa un po' da comic relief, diciamo così, e Karen Page, che è potenziale interesse amoroso dell'eroe, ma qui questo ne parleremo per la seconda stagione, che si rivela comunque essere un personaggio anche qui a tutto tondo, una donna che riesce a essere fragile nei momenti giusti, ma comunque intraprendente e forte in altri momenti, evitando quindi lo stereotipo o della damigella perennemente in pericolo o della Mary Sue ipercazzuta che non ha bisogno di nessuno, e allora perché l'avete messa al fianco dell'eroe, datele tra virgolette una serie tutta sua in quei casi lì. No, invece Karen rifugge da entrambi questi estremi stereotipi e diventa quindi un ottimo personaggio. Ovviamente, parlando di personaggi, però la vera chicca, anche se non è forse il personaggio migliore, perché quelli secondo me sono Daredevil e Kingpin, però un personaggio che chiaramente ci stuzzica tutti è Claire Temple, infermiera interpretata da Rosario Dawson. Perché? Perché lei è il collante di queste quattro serie. Appare relativamente poco in questa prima stagione, la vediamo in un cameo in Jessica Jones, la serie successiva, poi la vediamo un po' di più nella stagione 2 di Daredevil e nella terza e nella quarta serie, UK Iron Fist invece la si vede molto di più, ha un ruolo molto più importante e appunto sarà colei che ruinerà la squadra. Se ho ben capito, sarà Daredevil a dire mi servono degli alleati e quindi Claire dirà conosco le persone adatte.
Parlando comunque del personaggio e della sua evoluzione, parliamo direttamente qui per le altre quattro serie. Mi piace, è un personaggio molto interessante che inizialmente rifugge un po', non vuole essere coinvolta troppo in queste situazioni, ma più le serie vanno avanti, più lei capisce di avere quasi questa sorta di onere barra onore e comunque comincerà a esserne un po' contenta perché può fare del bene, un po' soffrire perché è circondata da esseri super forti, mentre invece è lì la chiavica. Posso ben capire che frustrazione deve provare. Infatti in Iron Fist, l'ultima serie, la vediamo che si allena perché vuole comunque imparare a difendersi da sola e a non essere comunque quella sempre in pericolo in situazioni straordinarie, che comunque se non le danno i superpoteri ci servirà sempre un superumano a tirarla fuori dai guai, perché ovviamente se sei un umano normale contro un superumano. Che altro posso dire sulla serie? Vabbè, dovrei stare lì ad analizzare fotogramma per fotogramma per dire quanto è bella, credo che questo sia sufficiente. Ah, un'ultima cosa sulla questione religiosa. Mi piace come è stata trattata qui, soprattutto perché di solito se devi rappresentare un religioso si finisce sempre per dare vita o a dei santoni in stile fiction di Rai, della Rai, tipo Don Matteo, o a dei pazzi psicopatici invasati come nei romanzi di Stephen King. Qui si è deciso di creare un qualcosa di un po' più a 360 gradi, con appunto il religioso che la cui fede si interseca con le decisioni della vita di tutti i giorni e che appunto gli causa dei dilemmi morali che comunque sono anche legittimi, non sono da invasato allucinato. Lui comunque si interroga, è giusto uccidere o non uccidere? Sono dilemmi più che legittimi. Detto questo, direi che possiamo passare alla seconda serie Marvel Netflix, ovvero Jessica Jones. Secondo prodotto del Marvel Cinematic Universe ad avere come protagonista un personaggio femminile. La prima è stata la serie Agent Carter, che era andata in onda a febbraio 2015, mentre Jessica Jones è stata rilasciata a novembre dello stesso anno. Comunque, questa serie prosegue il trend della serie precedente, appunto, di Daredevil, incentrandosi però su dei toni ancora forse più cupi e pessimisti, perché mentre comunque Daredevil si chiudeva con un trionfo e con una speranza, questa serie è molto più pessimista. Sostanzialmente, qui i temi principali sono l'abuso maschile nei confronti delle donne, perché qui abbiamo questa investigatrice privata, Jessica Jones, che possiede la superforza per dei motivi non meglio precisati. Lei stessa non è ben sicura di come ciò sia successo, però c'entrano degli esperimenti che hanno fatto su di lei dopo che è rimasta ferita in un incidente stradale in cui ha perso tutta la sua famiglia e che per un periodo della sua vita si è ritrovata sotto le grinfie di Killgrave, quest'essere che ha acquisito il potere di piegare alla propria volontà tutte le persone che gli stanno intorno. Quindi, insomma, qualunque ordine lui dà, essi, le persone che lo sentono devono eseguirlo. Lei è stata sua succube per molto tempo, pensava di essersene sbarazzata, ma ora è tornato e c'è sostanzialmente il secondo round. E questo per l'appunto è una metafora della prevaricazione dell'uomo nei confronti della donna. Ma in realtà non è l'unico esempio di crudeltà umana. Se notate bene, qui praticamente tutti i personaggi sono stronzi. Dall'avvocato che chiama spesso Jessica Jones per risolvere le magagne, che tra l'altro so che nei fumetti era un uomo, quindi hanno reso una donna, perché appunto è tutto femminile, e lesbica, anche questa è una cosa interessante. Vabbè, hanno messo degli omosessuali perché questa è una serie più adulta e quindi non c'è rischio di censura, e comunque non è che che hanno fatto apparire le lesbiche come delle santone mentre tutti gli altri sono stronzi. No, qui giustamente vuole far vedere il peggio dell'essere umano e lo applica a persone di tutte le etnie, sesso, orientamento sessuale, eccetera, eccetera. Questo è sicuramente un grande pregio della serie. Appunto, lo scopo è far vedere il peggio dell'essere umano in tutte le sue forme. Questa serie è molto bella anche questa, ed è quasi ai livelli di Daredevil, ma in sé un paio di problemi. Allora, uno è un problema che può essere, non può essere, dipende da come la intendete voi, che è appunto questo pessimismo esagerato. È un po' quello che si potrebbe chiamare l'effetto Batman Returns. Cosa intendo con effetto Batman Returns? Se qualcuno di voi segue il Nostalgia Critic, o almeno le sue recensioni sottotitolate in italiano, ricorderà che una volta aveva detto che mentre il primo Batman di Tim Burton, quello dell'89, si chiudeva con un trionfo, Batman Returns del 92 era molto più cupo e pessimista, tanto che infatti si chiudeva su delle note molto amare. E per questo non ebbe lo stesso successo, perché comunque in una storia supereroistica un minimo di trionfo ci vuole. È appunto la stessa cosa di Jessica Jones. Mentre comunque chiudevamo Daredevil con un trionfo, quindi Jessica Jones la cosa è molto più pessimistica e pesante, quindi anche nell'ottica delle serie più adulte, il fatto che ci sia comunque un minimo di componente supereroistica stride un po', nel senso puoi non apprezzarlo del tutto. Però a parte questo, cioè, questo è un problema che dipende appunto dai gusti personali. L'altro problema, questo però è oggettivo, si riscontra nella sceneggiatura ad opera di Melissa Rosenberg, che molti ricordano tristemente per aver sceneggiato alcuni Twilight, almeno gli ultimi due, non mi ricordo se ne aveva sceneggiati altri, ma chi se ne aveva sceneggiato Dexter e soprattutto, secondo me importante per questa recensione, ha sceneggiato OC. Cosa c'entra OC con questa serie? È semplice, chi di voi ha seguito si ricorderà che aveva un grossissimo problema.
era ultra ripetitivo, cioè le dinamiche si ripetevano continuamente. C'era sempre Ryan e si mette con Marissa, ma Marissa lo molla e poi stanno un po' separati, poi ci si rimettono insieme, pipira pipera questa cosa, poi lo facevano anche Seth e Summer, andavano avanti, sono andati avanti all'infinito e la serie ne ha risentito. Le prime due stagioni ci potevano stare, arrivati alla terza la gente aveva iniziato a rompersi le palle in una maniera allucinante, almeno questo è come l'avevo recepita io. E qui è un po' lo stesso problema, nel senso che la dinamica della serie è più o meno Jessica caccia Killgrave, becca Killgrave, lo cattura, ma la stronzaggine di uno dei personaggi che le sta intorno lo fa andare via, vanno avanti così per 13 puntate. E suona un po' di allungamento di brodo. Riesce comunque a tenere la tensione tutta la storia, però oggettivamente diciamo che lì sul momento te la godi, quando però poi ci devi ripensare una volta finito il tour de force, pensi sì, ok, però avanti e indietro, che due coglioni effettivamente. Detto questo, comunque resta una serie di altissimo livello che riesce a riflettere bene sulla crudeltà umana, ripeto, ma forse premendo un po' troppo l'acceleratore, ripeto, come qui la speranza viene un po' troppo meno, anche perché ok, che è un mondo, non è proprio il mondo più felice dei mondi questo, però non è totalmente nero come appunto ci insegnava Daredevil stesso, quindi lì secondo me non è un po' esagerato, ma in definitiva posso dire di averla apprezzata, che qui i personaggi hanno un bello sviluppo, un po' meno a 360 gradi perché appunto si fanno vedere soprattutto i lati negativi, però Jessica Jones secondo me è un personaggio davvero molto interessante e molto bene caratterizzato, che devo dire non vedo l'ora di rivedere nei Difensori. Questo suo essere una persona molto stronza, ma che in realtà, cioè, è una bravissima persona, si vede, però purtroppo ha subito delle esperienze che l'hanno segnata a vita e quindi è com'è, quindi una persona che è un po' distantipatica, ma per cui comunque può provare compassione, perché dici: minchia, se io fossi al suo posto, probabilmente sarei ridotto nello stesso modo. Quindi devo dire che comunque la serie la promuovo. Mi piace molto, ho dimenticato di dirlo di Daredevil, mi piace qui molto la sigla e mi piaceva anche appunto in Daredevil in generale. Le quattro sigle mi sono piaciute tutte, soprattutto quella di Daredevil e di Jessica Jones. Torniamo ora a Daredevil con la seconda stagione, stagione che non era prevista da quel che ho capito, però la serie aveva avuto così tanto successo che hanno detto: beh, dai, infiliamocela dentro, perché i fan la reclamano ed effettivamente non posso dire di non essere stato contento. Oltretutto, continua qui il paragone con Iron Man. Iron Man è l'unico film della fase 1 ad aver avuto un seguito prima che ci fossero gli Avengers. Thor e Capitan America hanno dovuto aspettare il post-Avengers per avere un seguito. Hulk, purtroppo ci sono i casini che sappiamo. Però, appunto, Iron Man è stato l'unico ad avere due capitoli pre-Avengers e quindi, appunto, Daredevil l'unico ad avere due capitoli pre-Defenders. Questa seconda stagione ha diviso un po' di più il pubblico. Alcuni hanno detto che è ai livelli dell'originale, alcuni no, fa schifo, eccetera, eccetera. Allora, secondo me è un pochino al di sotto della prima, perché la prima aveva alzato l'asticella in una maniera allucinante, ma secondo me è comunque molto buona. Allora, partiamo innanzitutto dai pregi. I personaggi che abbiamo visto nella serie precedente che qui ritornano sono tutti fantastici, uno meglio dell'altro. Appunto, Matt, Foggy, Karen, qui sempre più sviscerata, un personaggio che si evolve sempre di più in una maniera che io adoro. Foggy Nelson, leggermente meno di Karen, però comunque anche lui ha davvero una sua dignità e mi piace molto. Su Matt ci tornerò tra un attimo. Cameo, cioè, per tre episodi vediamo Kingpin, sono tra gli episodi migliori della stagione, cioè non c'è niente da fare. Kingpin si fagocita la scena in una maniera assurda, quindi che dire, tutte le cose belle della prima stagione ritornano. In più abbiamo due nuove aggiunte. Una è Frank Castle, ovvero The Punisher, il punitore, che io conosco più che altro per via del film che fecero nel 2004. Era apparso nella serie animata di Spider-Man, insomma, so più o meno qualcosina di lui. E da quel che so, beh, ho sentito conferma da tutte le parti, è perfetto. Ed effettivamente io ho amato quel personaggio. Non so quando si vede nei fumetti, mi dicono tantissimo, però secondo me è un personaggio fantastico. Si ritorna tra l'altro al discorso che dicevo prima sulla fede. Matt, certo, quando lo incontra per la prima volta, gli chiede: sei cattolico? Lui risponde: lo ero. Ed effettivamente qui si ritorna alla metafora della fede. Se avevamo nella prima stagione un uomo che cercava di avere fede, cioè Matt, e un uomo che non l'aveva mai avuta, o comunque da ragazzino l'aveva persa, cioè Kingpin, qui abbiamo uno che l'ha avuta per molto tempo, poi a causa di un evento traumatico l'ha persa, perché al punitore sono stati uccisi la moglie e i figli in un fuoco incrociato, anche se in realtà poi si scoprirà che c'erano degli altarini dietro, durante tutta la sera attraversa quel percorso che lo condurrà a essere il punitore, ovvero uno che uccide qualunque criminale gli capiti a tiro senza ritegno. Daredevil invece, che alla fine della prima stagione aveva stabilito definitivamente di non uccidere, lo vuole dissuadere e quindi ci sarà questo confronto fra i due, confronto che culminerà nel quarto episodio, se non ricordo male, della prima stagione, o terzo, non mi ricordo, no, terzo, quello in cui comunque
Daredevil viene legato a un comignolo appunto dal punitore, e c'è un confronto verbale tra i due che poi sfocerà anche in un confronto che non sto qui a dire, che è fantastico. Credo che comunque, anche se preferisco in generale la prima stagione, l'episodio del confronto, il primo confronto tra Daredevil e Punisher sia il più bello in assoluto della serie, perché è qualcosa proprio che lo vedevo e vedevo prima, porca miseria. La regia, le interpretazioni, la suspense, è qualcosa di fantastico, proprio assolutamente incredibile. The Punisher è la novità migliore di questa seconda stagione. Un po' meno l'altra novità, ovvero Elektra Natios, questa ninja che proviene dal passato di Matt Murdock, che allora, che come personaggio non doveva risultare simpatico, infatti a me Elektra onestamente sta sui coglioni in una maniera allucinante. Sta tizia che fa quella, io posso fare tutto, insomma, quell'arroganza davvero poco sopportabile. Sì, ok, poi c'è il fatto come si scopre che lei è sotto controllo di questa setta di ninja chiamata La Mano, eccetera, eccetera. Abbiamo Stick, che il mentor di Daredevil, si scopre che lui è avversario, fa parte degli avversari della Mano, eccetera, eccetera. Però nonostante tutto, non lo so, Elektra non è riuscito a prendermi. Molti hanno detto che Elektra li ha convinti meno del punitore. Non so perché, comunque, l'attrice si vede che ci ha messo, ha fatto del suo meglio. Però, boh, c'è riuscita meno di altri personaggi. Non che sia un personaggio orribilissimo, per carità, però meno convincente di altri. Il problema principale di questa seconda stagione è che per i primi quattro episodi è come la prima, poi si spezza in due linee, nel senso che abbiamo Foggy e Karen che si occupano del processo del punitore, mentre Daredevil, Matt Murdock, si fa sempre più coinvolgere da Elektra, né appunto nelle faccende della mano. Ogni tanto le due cose si incrociano, però c'è la sensazione di avere, è come se avessero preso due stagioni e le avessero compresse in una, perché appunto dovevano fare in fretta. Ora, non è che non abbia senso a livello narrativo, perché sostanzialmente questa è la stagione in cui Daredevil, Matt, perde i suoi affetti, perché lui appunto si fa talmente aggrovigliare nella rete di Elektra che perde il contatto appunto col suo migliore amico Foggy e con Karen, con cui stava iniziando ad avere una relazione amorosa, tra l'altro molto tenero. E l'episodio in cui vanno a cena insieme, davvero mi hanno fatto affezionare a loro con un solo episodio. Però appunto poi queste due linee si separano alla fine della serie, della stagione. Abbiamo Daredevil che ha perso il lavoro, ha perso gli amici, e tra l'altro finisce con un colpo di scena niente male, con Matt che decide di rivelare a Karen che lui è Daredevil. Infatti sono rimasto lì così, mio Dio, adesso che cazzo succede? Ora Karen sa che lui è Daredevil, ora cosa succederà? Chi ha letto Rinascita sa che sapere chi è Daredevil, che il fatto che Karen sapesse chi era Daredevil aveva portato a conseguenze poco piacevoli. Vedremo un po' come se la giostreranno nella serie. Tanto no, si è già capito che si atterranno per certe cose al fumetto, ma non anche proprio per i cavoli loro. Qui Karen è diventata giornalista, cosa che io sappia mai successa nei fumetti. Ben Urich, il giornalista alleato di Daredevil, è morto alla fine della prima stagione, mentre nei fumetti è tuttora vivo e vegeto. In più era nei fumetti è bianco e non di colore, ma vabbè, chi se ne frega, non è un personaggio così importante da farti dire oh cavolo, l'hanno cambiato, hanno distrutto un'icona. Quindi niente da dire. E però appunto la seconda stagione di Daredevil, insomma, è molto bella, ma questo spezzare la linea narrativa può causare un po' di fastidio agli spettatori. Però appunto è uno spezzettamento che è giustificato nella trama. Spero che comunque nella terza ricompatteranno la linea narrativa, perché appunto spero che la terza riguardi Daredevil che dovrà riavvicinarsi ai suoi amici. Tra l'altro interessante che Foggy sia andato a lavorare per lo studio dell'avvocato appunto che assume spesso Jessica Jones, il cui nome è Jerry Hogarth, scusate, continuo a dimenticarmelo, vabbè. Comunque è andato appunto a lavorare per Hogarth, Foggy, ed sarà appunto interessante vedere se ci resterà, deciderà di tornare con Matt, riavremo la Nelson e Murdock, boh, si vedrà. Insomma, le serie Marvel e Netflix erano davvero partite col botto, qualche difettuccio qua e là, ma in tutto sommato dei prodotti davvero molto validi. Poi è arrivato Luke Cage e lì le cose hanno iniziato a farsi un pochino più complesse. Allora, ho sentito molti dire che Luke Cage è bruttissima, di detestarla, eccetera, eccetera. Io non sono molto d'accordo, a me in generale Luke Cage è piaciuta, non all'altezza effettivamente delle altre due serie, ma comunque secondo me è un buon prodotto. Tra l'altro, cosa interessante, il personaggio di Luke Cage era stato già introdotto in Jessica Jones e adesso quindi qui lo vediamo in una serie tutta sua, unico caso di questi quattro personaggi ad essere stato introdotto in un'altra serie prima di averne una propria. E qui la tematica ovviamente è Luke Cage di colore, nato negli anni 70 come personaggio fumettistico proprio in risposta all'ondata di film con personaggi di colore, quindi giustamente si affronta il tema del razzismo, della rivalsa sociale, appunto della segregazione dei neri, e anche si affrontano anche i temi politici con appunto
Questi personaggi che vogliono sfondare i politici dicendo noi ci teniamo ad Harlem, vogliamo sollevarla, invece curano solo i loro biechi interessi, pur essendo gli stessi di colore, come a dire che il potere e la malvagità siano dovunque. Come in Jessica Jones aveva dimostrato che la malvagità sta anche in personaggi femminili o omosessuali, qui abbiamo invece i personaggi di colore. Si continua quindi su questo appiglio poco confortante delle serie Marvel Netflix, però ci sta una cifra stilistica e qui sono d'accordissimo. La serie onestamente mi ha tenuto incollato dall'inizio alla fine, ogni episodio aspettavo bene di vedere il secondo, c'erano anche dei bei colpi di scena, molti si sono lamentati dell'anziano mentore di Luke Cage che muore quasi subito, sì un po' mi è dispiaciuto, però non è che la cosa mi abbia dato parecchio fastidio, e in generale quindi ripeto, secondo me è una serie molto valida. Il problema sono gli antagonisti, allora qui abbiamo tre antagonisti. Il primo a presentarsi è Cottonmouth, interpretato da Marshall Ali, che ha vinto l'Oscar all'ultima edizione come miglior attore non protagonista per Moonlight. Comunque, parlando del personaggio, molti l'hanno criticato dicendo che era un po' esagerato in alcuni tratti fumettistico. Sì, ma devo dire, non è che mi facesse così schifo. Era comunque, diciamo che quando l'ho visto pensavo praticamente questa è una specie di Kimby di colore. Non vedo l'ora che il conflitto vada avanti, si sviluppi tra Luke Cage. A sorpresa, invece, nel sesto episodio viene fatto fuori niente meno che dalla cugina che avevamo effettivamente visto, ma che non immaginavamo sarebbe stata il cattivo principale, il cui nome, scusate, lo devo leggere che tendo a dimenticarmelo, è Maria Dillard, che secondo me è l'antagonista migliore della serie, perché comunque farei in modo di gettare la colpa su Luke. Alla fine della serie vediamo che è incarcerato a causa sua. È sostanzialmente uno di quei cattivi cerebrali che rendono la vita del protagonista un inferno semplicemente con il loro potere politico, con la loro capacità di corrompere. Cattivi che a me piacciono sempre perché sei lì che vedi l'eroe tormentato da questo tizio, in questo caso tizia, che sembra intoccabile, non vedi l'ora che vada lì, gli dia un pugno sul naso e le faccia vedere chi comanda, che era un po' la sensazione che io provavo con Kingpin nella prima stagione di Daredevil. Quindi secondo me è molto interessante. Mi stranisce un po' il fatto che comunque lei ammazza Cottonmouth in un impeto di rabbia, arriva a tale Hernán Sheikh Álvarez che le dice no, tranquilla, so come fare, adesso ti aiuto, insomma questa al momento prima è stronza, poi è un po' rincoglionita, poi diventa di nuovo stronza, hanno voluto renderla un po' borderline, ma in certi casi suona un po' poco credibile, però in generale, ripeto, a me quel personaggio è piaciuto e non mi sento di lamentarmi. Quindi, insomma, in realtà i cattivi non starebbero neanche così male se non fosse per il terzo. Ma respiro. Diamond back. Perché? E dico perché stava andando bene la serie, non era il massimo, non era il livello di Jessica Jones e Daredevil, ma tutto sommato a me piaceva, qualche tocco un po' esageratamente fumettistico come il bazooka che li colpisce, ok, cioè, ma siamo nella Marvel, vaffanculo, avevamo visto i ninja nella stagione precedente di Daredevil, quindi ho di un bazooka, guarda, me ne frega abbastanza, non siamo in Gotham in cui la cosa raggiungeva livelli a dir poco allucinanti, vabbè, li lasciamo stare, comunque andava tutto bene e mi deve arrivare sto Diamondback. Allora, due sono i problemi con Diamondback. Numero uno, me l'hanno reso il fratellastro di Luke Cage, perché Luke Cage era figlio di questo predicatore che in realtà era corrotto, pensava soltanto alla sua immagine popolare, insomma hanno voluto fare un po' di satira contro appunto i predicatori e i religiosi. Infatti, ecco, una cosa che mi ero dimenticato di dire in Daredevil 2, la parte religiosa lì di Daredevil è ancora presente, ma molto meno. Può essere giustificata sempre col fatto che appunto Daredevil si sta allontanando dagli affetti sia terreni e quindi si sta anche allontanando dalla fede religiosa che dovrebbe comunque ispirarlo a stare in mezzo ai fratelli o comunque agli amici. Quindi lì ci poteva stare. Qui appunto avevano voluto fare questa satira, solo che l'hanno messa a forza e assolutamente senza senso. Perché rendere Diamondback il fratello di Luke Cage? Basta dire che Luke Cage crea problemi appunto alla Dillard e arriva a sto Diamondback che ne vuole approfittare per fare il culo a Luke Cage. Mi sta bene voler mettere dei legami tra buono e cattivo per dare il tutto maggior pathos, che era un po' quello che voleva fare Stan Lee a quelle che sono negli anni 60 con l'Uomo Ragno. Lui voleva che tutti i supercriminali fossero amici o parenti dell'Uomo Ragno, solo che Jack Kirby e Steve Ditko gli disse: no, senti, non ha senso che di tutte le persone a New York tutti i cattivi sono suoi parenti. Infatti, l'unica volta in cui accade con Goblin, che è il padre del suo migliore amico, e Venom, che si conoscevano già da prima. Tornando però, appunto, qui non c'era bisogno in questo caso di creare questa parentela, ma l'hanno voluto fare lo stesso. E vabbè, il problema principale è alla fine quando lui si mette statuta per combattere ad armi pari Luke, che... Ma perché dico io? Cos'è? Cos'è quello
lo schifo, perché? Ma porca, è un orrore, è una schifezza totale, barocchissima, cioè sembra uscita dalle peggiori puntate di Gotham, e già Gotham non è che abbia uno standard medio molto alto, quindi immaginatevi le peggiori puntate. Mamma mia, quello scontro finale ero lì che cercavo di dire sì, dai, figo, no, è stupido e basta, vi prego, Diamondback, non lo voglio vedere mai più, fatelo sparire. E quindi in definitiva niente, questo è New Cage, una serie con molte cose buone, rovinata però da dei cattivi non sempre ben gestiti, soprattutto l'ultimo che fa scadere un po' la serie nel ridicolo. Peccato, gli altri personaggi non erano male, mi è piaciuta Misty Knight, la poliziotta che ha un incontro, ecco, una cosa di cui lamentarmi, avevamo già visto scene di sesso in Jessica Jones, ne vediamo una anche qui appunto tra Luke e Misty Knight, il problema è che è il classico sesso televisivo, poi lo rivedremo anche in Iron Fist alla... Ehi, guarda, non abbiamo tabù, possiamo mostrarvi scene di sesso, solo che c'è lei è sempre in reggiseno, non si vedono mai le grazie perché sennò scatta la censura e allora c'è la solita cosa perché le fai vedere, se non puoi mai farle vedere del tutto... Poi uno dice, poi c'è la classica cosa del devi farle vedere solo se hanno senso nella trama, però quando hanno senso, se non le fai vedere mai sembri, cioè, solo, insomma è un casino allucinante e niente, suonava un pochino forzato, però il personaggio era abbastanza interessante, non ha perso un braccio come nei fumetti, so che a un certo punto dovrebbe perdere un braccio che poi diventa di metallo, qui invece sembra che lo debba perdere, ma invece poi se lo tiene probabilmente non volevano creare un eco con il soldato d'inverno che ha anche lui un braccio di metallo e quindi hanno deciso, vabbè, questo lasciamoglielo, questo evitiamo di farglielo fare. Torna qui Claire per la prima volta appunto con un ruolo maggiore, tra l'altro ha una relazione con Luke, e quando lui alla fine viene incarcerato lei le dice tranquillo Luke, ho un amico avvocato, e lì uno già inizia a sfisarsi le mani perché sa che sta chiaramente parlando di Matt Murdock. Non ci è dato tuttavia sapere se effettivamente l'abbia chiamato e ora come si stiano svolgendo le cose, siamo rimasti a Luke in prigione e la Dillard è ancora libera di fare i suoi porci comodi. Vedremo nella seconda stagione, che comunque è già stata confermata, la vedremo dopo dei Defenders, ma anche detto che se appunto Luke starà nei Defenders in qualche modo uscirà, non è dato sapere se Matt sia riuscito a farlo scagionare o se lui si è evaso e quindi dovrà tornare in galera alla fine della stagione. Boh, si vedrà, io penso che magari diranno una cosa del tipo che Daredevil l'ha fatto scagionare, magari in qualche modo ha finito anche per aiutarlo Jessica Jones, in ricordo appunto della loro breve relazione nella prima stagione appunto di Jessica. Resta ora da vedere come questa cosa si evolverà, perché io so che nei fumetti Luke è sposato con Jessica e hanno anche una figlia, quindi la povera Claire è probabilmente destinata ad avere un due di picche. Per quanto Claire mi piaccia, devo mettere di fare un po' di più per Jessica, perché lei, che è una persona comunque scontrosa, che sembra avere un unico affetto, ovvero la sua migliore amica Trish Walker, che in futuro dovrebbe diventare l'eroina Yellow Cat, e appunto l'unica altra persona con cui manifesta affetto sincero sembra essere appunto Luke, tenera la scena nell'ultimo episodio della prima stagione di Jessica, in cui c'è Luke lì svenuto per tutta la serie di motivi che, se avete visto la serie, saprete. Lei si mette di fianco, lo abbraccia e dice: sei la prima persona con cui ho immaginato un futuro, mi sarebbe piaciuto averlo, purtroppo però le cose sono andate diversamente. Vedere un personaggio così duro come Jessica, che insomma non sembra avere molti amici, provare un affetto così sincero per una persona che non sia Trish, mi è molto piaciuto, e quindi dai, tifo più per loro due, mi dispiace, povera Claire, poverina, sta poveraccia è sempre in pericolo, in mezzo a tizi con superpoteri, lei superpoteri non ce li ha, e forse è destinata anche a beccarsi un due di picche, proprio sta poveraccia, la sua vita ha una sola costante, mai una gioia. Comunque passiamo alla quarta e ultima serie, che è quella che ho più fresca in mente, ovvero Iron Fist, storia del giovane Danny Rand, che è figlio di due miliardari che sono morti in un incidente aereo sulle montagne del Tibet. Anche lui era sull'aereo, ma è sopravvissuto, è stato allevato per 15 anni dai monaci di una città incantata chiamata Kunlun, che appunto compare e a cui si può accedere dal nostro mondo una volta ogni 15 anni. Una volta passati i 15 anni lui ritorna alla Rand Corporation, che nel frattempo è gestita dai figli di Harold Mitchum, ovvero Joy e Ward. Harold Mitchum era il socio del padre, appunto ora ci sono Harold e Joy, Ward e Joy, che però non lo riconoscono, ci saranno un po' di casini e vari intrecci che procederanno per tutta la stagione. Appunto, ultima serie Marvel Netflix. Perché? Su serio, perché? Allora, partiamo da una considerazione soggettiva e poi passiamo alle cose oggettive. Finora tutte le serie Marvel Netflix, nella mia esperienza di prodotto visivo, erano state accomunate da una cosa: l'avermi tenuto incollato allo schermo. Io ogni volta che finivo un episodio non vedevo l'ora di vederne un altro, magari se ne vedevo quattro di fila i miei occhi mi si gonfiavano e dicevo ok, pausa, domani riprendo, però comunque ero sempre lì con la scimmia a mille, devo vedere. Ricordavo Daredevil la prima stagione fu il massimo, perché appunto non avendo ancora
Netflix non poteva vedermele tutte in un colpo solo, doveva aspettare che le caricassero sui vari siti di streaming e ogni volta non le aprire i siti. Dai, vi prego, ditemi che hanno messo una nuova puntata. Ero lì proprio una frenesia allucinante, perché è stata comunque un'esperienza bellissima, 10 giorni stupendi da quel punto di vista. E appunto anche con Jessica Jones, con Luke, ero sempre lì, dai, voglio vedere come va a finire, voglio vedere cosa succede. Dai, qui, ragazzi, non vi dico la fatica nel finirlo. Su serie, uno dei motivi per cui ho aspettato un mese dall'uscita della serie per fare la recensione di tutte, è che, porca miseria, ci ho messo 3 settimane a finirlo. Ogni volta ero lì, prendi e fai andare avanti l'episodio. Oh, non avete idea. Poi, vabbè, ci avevo anche avuto un test intermedio nell'università, quindi non potevo vederla con intervalli regolari, però, cioè, a volte davvero preferivo studiare che guardarmi la serie di Iron Fist. Una palla mortale! Allora, perché è una palla mortale? Sostanzialmente per due motivi. Innanzitutto, siccome Netflix non è su un canale televisivo, non è vincolata a dover durare 40 minuti precisi, quindi che cosa fanno? Ehi, noi duriamo anche 50 minuti perché possiamo permettercelo, perché siamo fighi! Ok, però fallo solo se questa cosa ha senso. Non stirare ogni puntata 50 minuti e passa, perché fa figo. Se può durare 40 minuti, falla tranquillamente durare 40 minuti. Non mi offende, non c'è bisogno di stirare così tanto la serie. E purtroppo succede. Capisco che dovevano arrivare per forza a 13, in quanto tutte le altre serie avevano 13 puntate. Sto formato lo devi mantenere. Defenders ne avrò solo 8, però beh, lì è un crossover, quindi è una cosa un po' diversa, ci sta che vogliono concentrare il budget in meno episodi. Oltretutto, appunto, siccome è una serie su uno che pratica arti marziali e kung fu, vogliono fare questo tono calmo, disteso. E mi sta anche bene, ma calmo e disteso non deve equivalere a soporifero, fatemi una flebo di caffè, come invece succede qui. Minchia! Che poi uno può dire anche, e hanno dovuto appunto tirarlo perché non serve una cosa da raccontare. Ma secondo me, qui c'era tanto da raccontare, c'era una marea di carne al fuoco. Il problema è che appunto stirano una marea, un sacco di roba, e poi le cose più interessanti te le devono liquidare in 5 secondi. Una serie proprio mal calibrata dal punto di vista narrativo. Parlando dei personaggi, allora facciamo un distinguo. Gli attori, secondo me, si sono impegnati tutti, hanno fatto del loro meglio. Finn Jones, l'attore protagonista che interpreta Danny, era stato criticato dicendo: ma scusatemi, questo proviene dall'Oriente perché lo fate bianco e non orientale. Whitewashing, whitewashing. Peccato che nei fumetti Danny Rand sia effettivamente uno bianco che appunto è stato addestrato dall'Oriente. Era un esempio di multiculturalità. Io capisco le ragioni della lamentela. Siamo in un mondo globalizzato e lo stesso Marvel Cinematic Universe sta iniziando ad abbracciare sempre di più questa tendenza. Abbiamo avuto supereroi già di colore al cinema come War Machine e Falcon, che però erano spalle. Ma adesso sta per uscire l'anno prossimo, nel 2018, il film su Pantera Nera. Quindi il primo film con protagonista supereroi di colore. Abbiamo già avuto appunto un eroe di colore nella Marvel Netflix con Luke Cage. Uno giustamente si chiede: è la Cina, insomma, l'Oriente, è anche una cosa legittima. Il punto è che, sì, in questo caso hanno scelto un personaggio bianco e quindi bianco doveva restare. So che esistono dei personaggi asiatici che potevano utilizzare, hanno puntato più su Iron Fist per agganciarsi più che altro alla misticità introdotta da poco nel Doctor Strange. Ragazzi, dovete farvene una ragione. Vi capisco, spero che prima o poi mettano un qualche protagonista o comunque un supereroe asiatico. Ma per adesso dovete accontentarvi di questo. Ah, oltretutto hanno anche messo Scarlet Witch e Quicksilver, che provengono dalla Sokovia, che è un paese immaginario, ma comunque quindi est europeo, quindi non solo Africa o America, ma anche l'Europa. Vabbè, prima o poi arriverà anche il turno di un supereroe asiatico. Secondo me dovremmo solo avere fiducia. Ma a parte queste sterili polemiche del ciufolo, si vede che l'attore si è impegnato. Lui ha detto: abbiamo fatto un grande sforzo per costruire la serie. Ma si vede che, che ce l'ha messa tutta sto poveraccio. Per carità, anche tutti gli altri attori ce l'hanno messa tutta. Però chiaramente con una sceneggiatura così c'è ben poco da fare. Cioè, su serio, Danny Rand, cioè questo qui c'ha il potere dell'Iron Fist, cioè può concentrare tutta la forza spirituale in un pugno, e se picchia qualcosa sfonda tutto. Si vede che sfonda un muro in uno dei primissimi episodi della serie. Figo, ma non lo sento minimamente come una minaccia per i criminali. Cioè, se io fossi un criminale e mi dicessero: vai a combattere Iron Fist, io c'è tipo con le mani dietro la schiena e occhi chiusi, sono sicuro che lo batterei lo stesso. Se mi dicessero: devi andare a combattere contro, se fossi un criminale e mi dicessero: vai a batterti contro Daredevil, io tipo in 5 secondi sono già scappato a Timbuktu per non farmi trovare da Daredevil, perché se l'avete visto Daredevil ne prende un sacco, ma mena anche come un maniscalco, è come se non ci fosse un domani. Mentre Iron Fist, cioè sto Paolo Di Nerd, è un coglione. Ok, che è un eroe ancora in formazione, ma pure Daredevil è un eroe in formazione, ma non è così imbecille.
Ok, fa un po' di cazzate nella seconda stagione, ma almeno abbiamo visto una prima stagione in cui ci piaceva molto, quindi gliele possiamo perdonare. Diciamo che è un modo per raccontare la caduta di un personaggio che poi si rialza, la cosa che tra l'altro è anche un must nelle storie di Daredevil, a partire da quella che vi ho fatto vedere, Daredevil Rinascita, quindi lì ci poteva stare. Ma qui io vedo solo un coglione che si fa infinocchiare in mille mila modi diversi da mille mila cattivi diversi. Anche qui l'altro problema, hanno voluto inserire più cattivi. Solo che in Luke Cage avevamo, sembra Cottonmouth, poi prende il suo posto la Dillard e poi arriva anche Diamondback, ma alla fin fine resta comunque la Dillard. Qui invece è il cattivo, è Harold Mitchum, il socio del padre di Danny che si credeva morto, ma che in realtà non è morto, e che gestisce le cose di soppiatto perché è stato resuscitato dalla mano che ha il potere di resuscitare i morti, cosa che infatti rivedremo nei difensori Elektra morta alla fine di Daredevil 2, perché adesso la resuscitano. Abbiamo, e poi spunta fuori Bakuto, che è questo emissario della mano che appunto gestisce questa specie di high school musical della mano. Abbiamo la cosa del high school musical, l'ha detto un mio amico e non posso che essere d'accordo. Prima ancora c'era Madame Gao, questa donna cinese che abbiamo visto nella prima stagione di Daredevil, che qui ritorna, che appunto fa parte della mano, ma appunto no, non è il cattivo, è Bakuto. Poi no, c'è l'amico di Iron Fist, Davos, che era quello che si era allenato con lui, e che doveva avere, ed era il suo contendente, suo rivale nell'avere l'Iron Fist, quindi anche lui in realtà è cattivo, ed è quello e quello. La ragazza di cui si innamora Colin in realtà sta con la mano, ma no, in realtà è buona, non si è fatta infinocchiare da loro. Basta, cioè proprio, io capisco voler, ci stava anche l'idea comunque di questo ragazzo che vuole tornare a New York pensando di essere accolto in famiglia, e invece se chiunque incontra praticamente si rivela essere per un motivo o per l'altro contro di lui. Anche carina come idea di base, ma viene messa giù in una maniera che è semplicemente ridicola. Altro problema della serie, non si capisce quale sia la tematica che vuole affrontare. La tematica della famiglia, della ricchezza che ti porta a dire gli amici, con Ward e Joy che sono appunto i figli di Mitchum che non si fidano di Danny, però poi Ward si fida, Joy si fida, non si fida, anche qui è un continuo ping pong di fiducia e non fiducia. Alla fine Ward ritorna amico di Danny, mentre Joy lo vuole uccidere, la vediamo parlare appunto con Davos. È un casino, ragazzi, è un casino, una serie che non sa di preciso dove andare, vuole mettere troppa carne al fuoco in un colpo solo e non la sa gestire bene, un vero peccato. La peggior serie Marvel Netflix fatta finora è l'unica che proprio non mi è piaciuta, in cui salvo poco, nulla, quasi niente. Le uniche cose che salvo sono le varie citazioni, perché la serie è più collegata al Marvel Cinematic Universe e soprattutto agli altri difensori. Rispunta fuori Hogarth, appunto l'avvocato di Jessica Jones, viene citato Spider-Man a un certo punto, Claire fa vari rimandi, ci ho già conosciuto la mano, sì, tra l'altro c'è la mano che Claire ha già conosciuto nella seconda stagione di Daredevil. Lei continua a dire: ho già avuto a che fare con la mano, ripensando appunto a Daredevil. Ora io dico, per tutte le volte che lei diceva così, all'inizio della mia testa avevo cominciato proprio a dirlo, proprio a urlare allo schermo: e chiama Daredevil, cazzo! Cioè, è tornata la mano, chiama quello che l'ha affrontata l'ultima volta, no? Così può dare manforte a Danny. Lo so che se li facevo incontrare prima andava a quel paese, tutta la cosa del farli incontrare nei difensori, ok? Jessica e Luke si sono già incontrati, ma non si sono lasciati proprio in ottimi rapporti, quindi sarà interessante rivedere come riallacceranno un minimo di amicizia, perlomeno, se eventualmente non finiranno insieme come nei fumetti. Ma dai, non ha senso. L'unica spiegazione che mi viene da dare è che, siccome appunto Daredevil sta presumibilmente difendendo in tribunale Luke, lei non voglia chiamarlo per non distrarlo dalla missione di appunto difendere Luke. Tra l'altro, bello quando da Danny una maglia dice: sì, è di un mio amico. Lui vede che è bucata e fa: ma sto tuo amico è ancora vivo? Perché per l'appunto Luke è invulnerabile a antiproiettile, però le sue camicie si stracciano tutte ogni volta che gli sparano. Infatti lui dice sempre: oh, devo decidermi a cambiare magliette, sono stufo di cambiare magliette. Un altro riferimento interessante, ce ne sono altri che mi sono piaciuti, però questa cosa qui non basta. Ah, e poi nell'ultima puntata di questa stagione, appunto, quando finalmente riacquista decentemente l'Iron Fist, fa ciùm, lo butta a terra, che era quest'onda d'urto che spazza via chiunque intorno. Oh, finalmente! C'è da dire che le ultime tre puntate mi hanno abbastanza intrattenuto, e il cliffhanger è molto interessante, con Luna sparita, e in più Joy appunto è incazzata con Danny e si sta alleando con Davos per ucciderlo, e c'è Madame Gao che li sta ascoltando, ed è lì tutta compiaciuta. Tra l'altro Madame Gao, un secondo prima sembra onnipotente, il secondo dopo sembra una rincoglionita. Hanno voluto puntare tutto sull'ambiguità, sul non far capire le cose, solo che tu non dici: non sto capendo niente, perché l'hanno resa volutamente complicata per non farmi capire niente. Ma pensi, non ci sto capendo un cazzo, questi non sanno sceneggiare, mi dispiace. Quindi un vero peccato. Ho anche letto commenti di gente che dice: io dopo Iron Fist non ho più hype per i Defenders. E io dico: ma seriamente? Cioè,
Vorrei far notare una cosa. Avengers era l'unione di 5 film precedenti, ma l'unico davvero decente era il primo Iron Man. A me diverte abbastanza l'Hulk di Louis Leterrier, però non è che sia sto gran filmone, sono più gusti miei che obiettiva qualità del film. Iron Man 2 io ce l'ho in Blu-ray per il semplice fatto che mi sono piaciuti l'1 e il 3, mi sembrava brutto non avere il 2, però è un film che io davvero non sopporto. Thor e Capitan America non è che siano proprio sti gran filmoni, però Avengers è una figata assurda, quindi il fatto che le serie Marvel Netflix siano un po' calate non vuol dire che The Defenders non possa invertire questo trend. Poi dai cavolo, sono tutti questi personaggi che stiamo imparando a conoscere da 2 anni, compattati in un'unica serie. Allora abbiamo già confermato, beh, oltre ai quattro protagonisti dovrebbero tornare ovviamente Claire, Foggy, Karen, Trish. Mi pare, non sono sicuro se torna Hogarth, torna Colleen e mi pare dovrebbe tornare anche Misty Knight, la poliziotta appunto di Luke Cage. Quindi ci sarà un bel po' di gente e in più avremo come super cattiva, presumibilmente sarà un'altra seguace della mano, interpretata da Sigourney Weaver, la Ripley di Alien. Dai, solo questo basta rendere la cosa fighissima. Poi vabbè, c'è quel bellissimo immagine promozionale di loro che sono tutti vicini con Jessica Jones che sta scrivendo Defenders con lo spray. Il bellissimo teaser dove ci sono loro in un ascensore con la telecamera che li riprende in bianco e nero. Jessica Jones lo nota, dà un pugno alla telecamera e la telecamera si ferma a 18, 8, 15, 8, 18, 15, alle 8 e 18 del 2017, perché appunto 18 agosto 2017 la data di rilascio della serie, fantastica. Quindi io ho comunque un'hype allucinante, non vedo l'ora di vederli tutti insieme. Sarà molto interessante vedere le interazioni tra questi vari personaggi, vedere appunto Danny che è un miliardario interagire contro questi che comunque sono persone che hanno vissuto più, che sono molto più povere, vedere magari la fede cattolica di Metta in contrasto con la fede di stampo più buddista o comunque orientale mistica di Danny, vedere appunto come Jessica e Luke gestiranno il fatto che si conoscono già, il fatto che Jessica alla fine della sua serie abbia ucciso Killgrave, lei è l'unica dei quattro Defenders ad aver ucciso, come la prenderanno gli altri questa cosa, soprattutto Matt, che ha preso molto, che prende molto a cuore questo aspetto, sarà interessante. Vabbè, dovremo vedere Matt alle prese sia con Karen che con Elektra, che come ho detto ritornerà, mi sono dimenticato di dirla. Sarà molto interessante. Poi vabbè, non vedo l'ora di vedere ad esempio Trish che stringe la mano a questi altri, tutti che si incontrano. Tra l'altro mi piacerebbe una scena che, ok, cozza un po' con la mia ipotesi di Sarah Claire a radunarli sotto consiglio di Daredevil, ma sarebbe bellissimo se si incontrassero così per i cavoli loro, o comunque Claire che li presenta indirettamente, tipo a un certo punto, mentre stanno parlando, Claire entra in una stanza, tutti si girano e fanno: "Oh, ciao Claire!" Si guardano, la conosci anche tu, tutti all'unisono, sarebbe qualcosa di epico, secondo me, davvero epico. Tutti che la guardano, aspetta, conosci tutti gli altri, ma che compagnie frequenti? Sarebbe qualcosa di veramente esilarante. Non penso succederà, perché appunto, Jessica e Luke si conoscono già. Presumibilmente Luke conosce già Daredevil, quindi immagino, secondo me probabilmente sarà una cosa, forse Daredevil chiama Luke e Jessica e poi Claire completa il gruppo chiamando anche Danny, dice: "Oh, ho conosciuto da poco uno che potrebbe aiutarvi." Vabbè, vedremo un po' come ce la caveremo, ha detto che appunto essendo la mano sarà probabilmente uno dei primi a essere chiamato, vedremo, vedremo, vedremo. Io ripeto, sono hypato. Tra l'altro Avengers è stato diretto da Joss Whedon, regista, cioè il creatore della serie TV Buffy l'ammazza vampiri. Ho scoperto che lo showrunner di The Defenders sarà uno che ha prodotto molti episodi di Buffy l'ammazza vampiri, quindi si vogliono attenere sul prendiamo Buffy e usiamola per fare i mega prendiamo, cioè, gente che ha lavorato a Buffy per fare i mega crossover. La cosa ha funzionato già una volta, non vedo perché non dovrebbe funzionare una seconda. Quindi io vi dico, dai, teniamo fede, abbiamo un po' fiducia in questo progetto dei Defenders. Poi magari viene fuori una ciofeca e la cosa mi dispiacerà un casino, però io dico, prima che esca almeno, dai ragazzi, cerchiamo di avere un po' di speranza. Basta essere cinici e urlare, tutto fa cagare, tutto fa cagare. Cerchiamo di avere un po' di speranza, a parte per il reboot della mummia, quello farà sicuramente cagare già dal trailer. Ma quella è un'eccezione, non è la regola, anzi l'eccezione appunto conferma le regole, quindi dai, hype per i difensori, ci rivediamo quest'estate pronti a gustarci quegli 8 episodi che io onestamente attendo.
con grandissima trepidazione. Quindi questo lunghissimo video finisce qui. Grazie per la pazienza che avete avuto, però ovviamente non avendone parlato finora c'era un bel po' da dire, spero di essere stato almeno un minimo sintetico. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, guardate gli altri miei video, se vi piacciono anche quelli iscrivetevi, condividete. E noi ci vediamo appunto a un prossimo video che presumibilmente dovrebbe essere Guardiani della Galassia, la recensione di Guardiani della Galassia volume 2, salvo imprevisti o cose del genere. Devo ancora organizzarmi per andare a vedere con amici, quindi non so ancora nemmeno quando di preciso lo andrò a vedere. Comunque vi prometto che appena l'avrò visto lo recensirò. Ciao ciao ragazzi!